Bassino, Wildbrunner, dicevo, tratteniamo il fiato, perché adesso la più veloce delle azzurre, terza della classifica generale, non è più una sorpresa, tutta l'attenzione è su di lei, sulla fantastica finanziera bergamasca, Sofia Goggia. Per lei voglia di spingere, consapevolezza di quei nuovi appoggi che ha ritrovato proprio sul gigante, è un gigante che la rende una Goggia nuova, una Goggia veramente, come dice lei, rispolverata. Guardate com'è stata stretta con gli spazi, dovendo entrare anche un po' in controspalla per poter far passare il corpo e non inforcare il palo con il braccio, cosa che deve fare molta attenzione soprattutto in curva verso sinistra col braccio sinistro. Recupera su Marta Bassino, ma Marta non era stata proprio un fulmine nella parte alta della Qatar. Molto intelligente lì sul passaggio della parabolica, dove si appoggia senza voglia di strappare. Secondo 12, 32 centesimi presi su Marta Bassino. E adesso vediamo, qui Marta da questo punto ha cominciato ad andare molto forte. Lei ha un grande vantaggio nei confronti della compagna di squadra. Deve domare il piede che cerca la velocità, che cerca il traguardo. Che cosa deve fatto? Deve portarsi sopra. Un po' la stessa cosa, però dalla parte opposta, speculare, quindi sul piede opposto, sinistro, esatto. In questo caso. Curva verso destra che ha fatto nella prima mano. Però 72 centesimi bene. Aveva di vantaggio nei confronti di Marta Bassino ed è al momento due italiane avanti. Bello. Sofia Goggia col primo tempo di manche, ferma il cronometro a 1:08:90. Vai Sofia, ne mancano ancora 4, ma lei ha fatto una grande seconda manche con numero, guardate qua. La funambolica, questo è stato un passaggio recuperato, ma poi ancora più avanti il passaggio che dico io, la sì. Curva forse successiva dove questa. Ha corso grossi rischi, non è questo il punto. Bellissimo questo slow motion un po' dappertutto, che ci mostra Matteo Guadagnini, il capo allenatore, che si lascia andare incredulo, al tripudio. Due azzurre avanti, ne devono scendere ancora quattro. Eccola qui. Ciao. Sofia. Brava Sofì. Ciao. Complimenti. Intanto complimenti, grandissima, brava, emozioni senza fine. Cavolo, fare un podio qua in Italia, lo dico, quando ho visto meno 86 pensavo anche di farcela. Però ho fatto una cosciata completa lì e in fondo al muro che quasi svengo. E... sì, hai fatto un rischio brutale proprio lì sulla lunga. Sì, sì. Fortunatamente, salta poi, lunga. Poi sono andata giù, guardavo dove era la porta successiva, andavo giù. Brava, brava. Bravissima, brava. Bravissima brava. Davvero. Complimenti. Ti hanno trascinato anche l'entusiasmo di questo pubblico che veramente oggi l'ha fatta alla grande. Sì, incredibile sentire il boato, fare il podio in casa è stata una roba. Grazie a tutti veramente. Grazie. Bravissima Sofia. Allora con il sorriso e il fiatone di Sofia noi chiudiamo, ci vediamo domani alle 9:15 su questa rete, vi aspettiamo, grazie. Ciao papà! Ops, scusa.